Zombie apocalypse. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui per aprire i premi della Weekend League, non solo i miei ma anche quelli di Matteo Rivera. Ciao ragazzi. Chi è Matteo Rivera? Presentati, no? Sei nuovo sul mio canale, è la prima volta che arrivi. Mi hanno solo sentito nominare. Allora, ragazzi, sono un pro dell'Empoli. Questo mese, come sapete, c'è stato il mese di qualifica. Purtroppo non sono riuscito a qualificarmi per 7-8 vittorie perché ci sono stati tutti quei problemi di glitch e cose varie. Ovviamente, anche è stata un po' colpa mia. Ma sicuramente ci riproverò con le occasioni future. Ovviamente. Qua non si molla niente, cavolo, no? Niente, zero. Bravo. E non vogliamo neanche oggi, ragazzi, perché andremo ad aprire i suoi premi mensili e i miei. Tutti e due abbiamo sia i premi settimanali, dove abbiamo fatto fuori classe 1. La mia Weekend League l'ha giocata lui, lo dico già adesso, quindi lui ha fatto due fuori classe 1 settimanali e mi ha dato una mano anche con le altre settimane, e due mensili nelle quali tutti e due abbiamo fatto fuori classe 1. Mamma mia, cioè Cristiano Ronaldo, come state vedendo ragazzi, questi sono i possibili giocatori che possiamo trovare nella mensile, ovvero Ronaldo, Aguero, Higuain, Mamo Salah, c'è Boateng, Cavani, Mertens. Chi vorresti trovare te? Ovviamente a parte lo scontatissimo portoghese, a parte Ronaldo. Devo dire che mi piacerebbe provare Aguero, probabilmente anche Salah, e Boateng anche non mi dispiacerebbe. Esatto, io Boateng ce l'ho nella squadra, esatto, se trovassi quello lo potrei vendere. Non sarebbe per niente male, sì. Infatti. Boh, direi, intanto vediamo anche chi c'è questa settimana, visto che adesso siamo sulla tua console, vediamo un po'. Sì. Che abbiamo questa settimana, cioè abbiamo Suarez di buono sicuramente, Romelu. Andiamo a vedere. Sì, ci sta anche Benzema, non è proprio male. Milinkovic. Cavolo. Milinkovic costa tantissimo e sarebbe veramente un ottimo giocatore che vorrei anche provare. Infatti lui si sta avvicinando tanto ad avere le stats di Gullit quasi, a parte le 5 stelle piede debole, però il resto pazzesco. Beh, oh, direi che abbiamo parlato abbastanza, allora andiamo ad aprire i premi. Andiamo, dai. Oddio! Anche un Alexandro non mi dispiacerebbe, da tenere per la panchina, che posso usare sia terzino che come esterno alto, magari se sto perdendo. È vero, Alexandro non è anche male, giusto? Mamma mia. Anche Alba c'è, che è un bel terzino, sì, Jordi Alba. Jordi Alba, è vero. Adesso lo scartiamo, che già ce l'ho. Oddio! Partiamo dai settimanali, Cioè, quindi in sto video, aspetta, apriamo 20 mensili, 6 settimanali e 4 pack da top, cioè da 100k. A 100.000, quindi sono 20, 20, 40, sono 52 if praticamente. Sì, e ci sono anche gli International Man of the Match ancora nei pack. Vero, c'è De Gea, c'è Griezmann. Sì. Oh, dai, abbiamo tutto, cioè ci manca solamente trovarli. Esatto. Quindi ci proviamo, vai Matteo, quando vuoi puoi aprire. Andiamo col primo? Primo Mamma da 100? Mia. Vai, primo Andiamo, da 100. Dai. Oddio! Ti prego. Non ci voglio credere. Neanche la luce, non ho parole. Cioè, questi sono vergognosi. Non siamo partiti bene. Vabbè, l'importante è non partire bene, ma arrivare poi in alto, ma sulla vetta, eh. Però Bakayoko nel pack da 100.000, no, per favore. Mamma mia, paro Torres. Oh, madonna. Cioè, neanche... No, ma io non ho parole. Ma cioè... neanche il flash, neanche esatto, l'83, neanche dai. La luce. Ma poi solo un 82, tutti 80... No, che è uno schifo. Non si può vedere questa cosa. Oh mamma mia. Mamma mia. Vai, altro pack da 100.000. Vado col secondo? Oddio. Andiamo, dai. Però ci dobbiamo riprendere, che cos'è qui? Di brutto anche. Dai. Almeno qua. Vediamo un po'. Un flash. Dai. AS? Nah. Che miseria. Mannaggia. 84! No! Non ci può stare neanche niente di buono vicino. 83. No, quando è l'84 chi vuoi che ci sia lì vicino. Vabbè dai, la fortuna si sta conservando per quelli che contano. Ecco, bravo. Adesso abbiamo due pack da 3 if e poi il pack potente con il portoghese. Speriamo non sia Carvalho, perché ti ricordo che c'è anche lui sto mese. Se è Carvalho mi sento male e spacco tutto. Vai, quando vuoi. Ci siamo, andiamo? Sì, mamma mia. Andiamo col primo, dai. Vai, bandiera serba qua, Uruguay, dai. Francia pure. Dai. Attenzione. Oddio. Spagna. Portiere. A segno. A Senko, dai, 87, dai. Potrebbe esserci anche Milinkovic sotto. È vero. Magari. Perché 87 anche lui. Sì, dai, questo non mi posso lamentare. Dai, no, vai, skippiamo, dai. Dai. Vediamo.
No, Arias ed Ismaili. Vabbè, dopo me li vado a vendere con calma. Questi sì, qualcosa esatto. Bene o male valgono. Ti prego, gli esport, dacci il nostro pane quotidiano, il nostro portoghese quotidiano. Anzi, qui è l'uruguaiano. Qua l'uruguaiano. Andiamo, dai. Andiamo, cazzo. Oh, dai. Su Suarez, 1,5 milioni. Dai, l'Uruguay. Andato. Oddio. No, dai, di nuovo questo. L'attaccante, il terzino abbiamo appena trovato. Arias, ma cos'è? Vabbè, come abbiamo detto, si riservano insomma per il pacchetto quello buono. A me va bene che li trovi anche tu, basta che li troviamo, però li dobbiamo trovare. Cioè, un titolo e una miniatura a questo video bisogna dargli. Esatto, che diamine. Cioè, ho trovato due su tre dello stesso pacchetto, Ismaili e Arias. Esatto, bello. Siamo arrivati a quello clou. Hai qualche rito di solito da fare prima? Io ho l'ansietta e di solito non li guardo. Oddio, non li guardi? No, di solito li sento la reaction di chi lo apre. Quindi facciamo che me lo dici tu. Va bene. E allora vado. Vai. Fammi il conto alla rovescia, vai per questo. Oddio, 3, 2, 1, apri, vai. Vai, non sto guardando, mi sono girato. Ok, ti dico che io ho un secondo di ritardo, quindi probabilmente quando la gente vedrà già la bandiera io la vedo un po' dopo. Dai, oddio, rosso, ovviamente. La bandiera è... No, vabbè, cioè, ci sta, però potremmo andare meglio. Allora, ti dico che ha 90 di valutazione, eh? 90? Eh sì, ha 90. L'avevo detto prima. Facciamo così, indovina il calciatore. 90 di valutazione, giocava in Serie A e adesso gioca in Momo Salah. Esatto. Ah, dai, Momo Salah. Momo Salah non è male. Non è male, e dai. E sotto ci potrebbe essere Alexandre di buono. Sì. Boateng. E poi il resto, Jordi Alba. Anche Jordi Alba, beh. Andiamo a vedere. Oddio. Dai, almeno Boateng, che è utilizzabile bene anche titolare. Dai. Burki. Kramaric, ma Buonaventura non è male. Carino. Zielinski. Giaccherini ieri usciva del Napoli, l'hanno aggiustato, c'è il vecchievo. Ovviamente. Arias di nuovo, basta! Mannaggia, hai trovato tutte e due le versioni, l'84 e l'81. Vabbè, inviamo tutto al club. Dai, poteva andare meglio, però non è andata malissimo. Diciamo che poteva andare anche peggio, dai. Diciamo così. Esatto.